Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati con una nuova reaction! Reaction a cosa? Come sapete, è arrivato quel periodo dell'anno. Ebbene sì, è tornato il collegio! E quindi per YouTube, da un bel po' di anni a questa parte, è il momento di reagire alle YouTube Poop! Mamma mia, che bello! È arrivato quel periodo dell'anno di goderci le poop del collegio. Che bello. A proposito di collegio, ogni mercoledì sul canale Viola, la sera, reagiremo alle puntate nuove del collegio. Quindi mi raccomando, non mancate. Trovate il link nella descrizione. E se volete, potete anche seguirmi nei social, lasciare un like e classiche cose. Va bene, io direi che possiamo iniziare con la prima poop. I collegiali sono degli svergognati. Andiamo bene. Mi chiamo Maria Maria, ho 10 anni. Ah. Io spero di bere sperma. No, mi dissocio. Iniziamo benissimo. Chi non ha il sogno nella vita di bere quel liquido? Sono una tipa banale. No. Non sa che vuole. Io voglio cagare. Mi occupo della comunità MLG. Mi ha aperto il mondo. Comunità MLG. Non me lo ricordavo. Ma che cazzo? Sto scrivendo un'opera sull'Africa che ha tre concetti principali. Voglio leggerla sta opera. Ah, arte e il benito. No, 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 mi dissocio da personaggi storici. Sedicenzo, la mia passione più grande è la danza. Ah, è Sedicenzo? Mi ha permesso di girare un po' il mondo. Riccione, Gubbione, Manfredone, la Madonia. No! Alla Vandogna è arrivato! Mito, mito! Vincenzo, sono Riccione. Vincenzo fa di tutto per ottenere il cazzo. Se non riesce, un butto in famiglia. Buon per lui! Yay! Sono Sara, ho 8 anni, ho la media del 9,27, non faccio copiare e sono... Va bene, andiamo avanti con la scossa! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Leggo le letture, mi propongo di... No, 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 no! E prego, ringrazio il Signore per quello che mi ha concesso. Il Signore, no! Il grande Signore! Sono una tipa decisa, passionale, che non si arrende mai e sa esattamente ciò che vuole. Io voglio cambiare il mondo. Ma come parli bene? Ma c'è pizza che se marrai io, che di nuestros! Top! Adoro! Adoro, poop corta ma bellissima. Ma andiamo avanti. Il collegio 6, i provini. Perché ancora non sono uscite le poop della prima puntata. Sfortunatamente. Io mi chiamo Munaracce, vengo da Rapolano, siamo in provincia di Siena. Non ho capito una ceppa. Dirigo Montano e vengo da Roma. Ma che cazzo? Giapponese. Vabbè, non sono giapponese, no, dai, poraccio. Dio è il mio padrino. Ma che Dio cazzo? cane, sono Ah, ha cristiano. bestemmiato. Sono Elisa Cimbeo e vengo da Tagliso in provincia di Udine. Comunque è vero, pure nella puntata lei sembra depressa. 10 anni e vengo da Firenze. Non l'avevo mai vista una somiglianza del genere. Rivediamo fra. 14 anni e vengo da Firenze. Ma è lui! Piccolo. Ah, se ce l'hai piccolo, buon per te. Star Wars. Star Wars, certo. Sei. A Roma. Roma. Napoli. A Milano. Ciucciamile. Ball. Le palle. Le chiappe. Eh beh, quelle si ciucciano. 360. Ah, Madonna! Di 4 ore. 56. Ma che cos'è sta poop? È un mix di cose. La fica, quella delle femmine. Beh, la fica non ha tutti i torti. Beh, questo è anche un bellissimo gesto che tutti facciamo. Era una bella cosa. Ah, è la fica l'amore. Cos'è l'amore? Rivediamo. Top gesto. E la Fanelli e la vita. Ok, basta che non ti fai sogni erotici sulla Fanelli. Cazzo.
Joe Biden. Ma che, ma cos'è? Ma andiamo avanti, che è meglio, che è meglio, perché qui abbiamo tante robe da vedere. I provini del collegio sono strani. Andiamo, Simone Cacca, vengo da Rimini. Mi chiamo Benito. No, no. Pollici su. Congo. Era il nazismo. E Uruguay. Fascismo. E quindi erano un po' la stessa roba. Ma che cazzo è sta poop? Ho capito che non c'era niente sulla piattaforma. Non ho capito. Ma cos'è? Budin. Grande presidente Putin. Allora. Non sapevo che esplodessero così le persone in 5 secondi. Vabbè. Io e non tu, capra ignorante. Ma cosa c'entra? Vabbè, che cazzo di pupo ho trovato io. Ora ho capito perché sono strani. Non hanno fottutamente senso. Facciamo come se non abbiamo visto nulla. Andiamo avanti. Torniamo un po' indietro nel tempo. E godiamoci questa pup del collegio 4. Benvenuti nella giungla del buon Veslor. Grande Veslor. Cari ragazzi, sono lieto di darvi il benvenuto nella giungla. Bello. Bello la giungla. Spaventa. La droga è una tentazione forte. Ok. È un pericolo, per fortuna. Come vedete, ho una buona sorpresa per voi. La droga? Sostenere una prova di ingresso inaccettabile. Ah. Molto grave. Inaccettabile. Abbiamo bisogno dei vostri genitori. Solo chi supererà l'esame indosserà la divisa d'esame. Non sapevo c'era la divisa d'esame. Quali mari bagnano la mafia? Ma che domanda è? Quali mari bagnano la mafia? Vabbè. Chi ha dipinto la figlia di D'Annunzio? Ah. Coniughi al passato remoto il capoluogo della parola lunario. Cioè, la domanda è? Non ho capito bene la domanda. Coniughi al passato remoto il capoluogo della parola lunario. Cioè, coniughi al passato remoto il capoluogo della parola lunario. Che cazzo si è fumato questo? Abbiamo tentato di spelare, pulire, tagliare i vostri compiti. Ah. Disastrosi. Forse qualche anno fa vi avrei detto accomodatevi, il cancello è laggiù, andate pure. E invece? Potrete pregare i vostri genitori di riportarvi a casa. No! È durato 5 secondi. Il professor Malessere, il vostro insegnante. Salve Malessere. Oggi parleremo di un autore molto importante, più importante del preside, ah, che è Italo Crispino. Mai sentito. Ma chi è questo autore, mo? Non ha mai sentito parlare di Italo Crispino. Nemmeno io. Nemmeno lei, Crispino. Allora, io vorrei che fosse chiara una cosa. Quando parlo io, voi parlate. Quando termino di parlare, voi ascoltate. Casomai parlate voi con voi stessi. Non ho capito nulla. Sia cortesemente qui denota che io sia più sveglia del solito. Ok. Mi presento. Sono la professoressa ignorante. Ah, la prof ignorante. Intella. Venga alla lavagna. Mi scriva tutti i numeri scomposti in fattori primi. Non è igienico portare alla bocca le scarpe? Ma no, come? Ma come le scarpe alla bocca? Che schifo! Ma che schifo! Veslor ci regala sempre delle perle. Si è scaricata la cam, quindi mi vedrete con un audio ancor più basso. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti con la pup, il collegio di Pdor, figlio di Khmer. Vabbè, sappiamo la frase. Ah, vediamoci un po' se capito. Seppure con tante paure, ancora di effervescenti, capaci di ascoltare, di emozionare. No! Farsi andare. Ma io mi dissocio, Vagina è altrettanto facile. Vedere lo scheletro. Non lo sapevo che fosse facile. Ma che cazzo? No, 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 mi dissocio. Buongiorno, bro. Ma lo posso? Questi capelli sembrano un barboncino. Ma stordito un orecchio. Chi osa interrompere il sonno di Pdor? Figlio di Khmer. Della tribù di Star. Perfetto. Lata del Khnir. Veramente? Zitto, o scricciolo d'uomo. Pdor! Colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà! Top! Ciuccia chi e ciuccia là! Eh!
Senta, un po' di rispetto, signor Khmer. Siete pronti per ricevere la verità? Un attimo. Un attimino che ci organizziamo, Un attimo. Un attimo che ci organizziamo. Un po' di pazienza, signor. Ma cos'è? Or figlio di Khmer! Sarebbe bellissimo una versione del così del collegio. Del Cimtututar, il lago Svisir, tra cui mille demoni, Shardam Vundur. Nel frattempo. Non è possibile, perché? Papà. C'ho le papole sotto i piedi, mi fanno male. Usti papantrin, correvano tra i mille cavalli alati. Scrivi. Allora, ci diamo un minuto di tempo che ci mettiamo d'accordo come se... Allora, non fare così che mi sbarlucci col sole in faccia. Tienilo inclinato. Ma cos'è? Oh. E che scrivo, cos'è? Mi, anche come tecnico fai cagare. Ho detto di stare fermo, così. Adoro. Io sono Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Istar, con il quale può leggere nel presente, nel passato e anche nel congiuntivo. Hai scritto? Ho finito adesso la idio. Basta! Fate un bel punto e ricominciamo. Top, questo è applauso, questo merita un premio. Top poop. Sacrilegio! Ed ora tu, mio eletto, ti guadagnerai il pane col sudore della fronte. No, col sudore della fronte sì. No! Emigrerai e romperai le balle ai popoli del nord. Ai popoli del nord, sì. No! Questa è la parola di Pdor. Adoro, posso dire adoro. Anzi, ho già detto adoro. Top poop, veramente, merita un premio. Ma arriviamo all'ultima poop di oggi, ovviamente. La cattedra non è un tavolo, se me lo sai dire tu cos'è. Sempre del collegio 4 del buon Veslor, che ultimamente invece di andare avanti va indietro, ma dettagli. Mi è stato detto, signorina Dorelfi, che lei ha le scarpe. Non lo sapevo. Traduco. Che lei porta le scarpe. È un problema serio. Perché? È un problema portare le scarpe al giorno d'oggi. C'è la guerra. Chi ha le scarpe corre dei rischi. Mentre non vale l'inverso. Signori collegiali, la cattedra non è un tavolo. La cattedra è uno scempio, un'offesa nei confronti del collegio. Mi è stato riferito 30 volte che a lei piaccia fare subito una brutta figura. Vorrei che la professoressa Sandro Pertini vi desse i dettagli. Ah, è diventato Sandro. Ben pensato. Ma dai! Di collaborare al lancio di oggetti da giullare di corte. Non so chi gliel'ha detto, volevo lanciarlo, non l'ho lanciato e allora? Mi ha buttato fuori. Ascolti un po', uno può anche sbagliare, ma è inaccettabile. Arrivederla. Allora, ho ricevuto un avviso dal professor Maggi che mi ha detto che voi due potete parlare senza aprire la bocca. E come si fa a parlare senza aprire la bocca? Bravo, vi ho preparato un bel minestrone di verdure. Buono. Signor Zacchero, mi vuole spiegare cosa sta succedendo? Sto facendo uno sciopero per scioperare perché ho trovato ingiusto il bagno di sotto occupato. E perché è ingiusto? Perché secondo me ho sbagliato a chiedere gli assorbenti. Volevamo andare in bagno. Capisco, nel senso che... ha senso questa cosa. Il motivo per cui lei si è allontanata è quello di evitare il gabinetto e gli assorbenti. Sì. Di conseguenza, uno, uscite da qui, voi sapete già dov'è la porta, se esiste. Due, siccome il lavoro nobilita, vi tirate sulle mani e lavate generosamente, senza battere ciglio, questo collegio. Ah, proprio tutto il collegio, dalla testa ai piedi. Proprio non deve stare un grammo di polvere, proprio un filino di polvere. Non pulire i cessi, pulire proprio il collegio completo, dalla testa ai piedi. Va bene, che dire signori, per oggi può bastare qui. Se avremo altre poop, reagiremo ad altre poop. Se no, sti cazzi, perché vedo che piano piano le poop stanno scemando, stanno un po' diminuendo rispetto al solito. Detto ciò, io vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscriversi al canale se ancora non lo avete fatto, di seguirmi su tutti i social possibili ed immaginabili, e noi ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, seguitemi sul canale Viola per tante reaction.